Allora amici, oggi siamo sul lago di Gramolazzo, alle pendici delle Alpi Apuane. Infatti se vedete qua dietro le dovreste vedere innevate. Vediamo un po' se riesco a zoomare. Insomma, sono arrivato stamattina tutto fogato, tranquillo, ho detto boh, ci saranno delle barchettine, il molo che lasciano solitamente d'estate. Sono arrivato, zero, non c'era niente. Quindi ho optato per una composizione diversa. Visto che comunque il lago è molto bello, e alle mie spalle lo potete vedere, ci sono delle montagne che creano di fatto delle belle curve e i riflessi nell'acqua sono fantastici. Quindi ho scelto di evitare di mettere oggetti in primo piano. Faccio una bella lunga esposizione, stile cartolina, diciamo, e vediamo cosa viene fuori, dai. Take off. Nonostante avessi programmato tutto, non è andata proprio benissimo. Il tempo. Il paesaggio bello, forse d'estate rende meglio e probabilmente in questo posto, se ci volete passare, non rende molto bene l'alba quanto il tramonto, perché praticamente va a tramontare dietro le Alpi Apuane, quindi sicuramente la foto verrà più d'effetto. Sono rimasto un po' deluso anche per il fatto che non ci sono barchette, moli, a parte quello di là, dopo ci andrò, quindi ho dovuto un po' adattarmi e cercare di creare qualche foto interessante. In questo modo riesco a evitare la luce parassita. Sì. Insomma, alla fine ho scoperto che di là sul molo non posso andare perché probabilmente è proprietà privata, quindi non farò le foto dal molo. Però farò le foto alle Alpi Apuane, quindi ho montato il 35 sulla mia Nikon. Vediamo ora cosa riesco a tirare fuori. Diciamo, il paesaggio è questo qua. Allora, ho impostato la macchina fotografica, ho montato il 35 mm, così facciamo qualche scatto leggermente diverso. Ho impostato come modalità di scatto la priorità di diaframma e ho messo l'autoscatto in maniera tale che non debba rimontare il telecomandino di scatto. Sulla destra, come vedete, ho impostato F8 come diaframma, ISO 100 e automaticamente tramite una lettura Matrix, quindi su tutto il fotogramma che sto inquadrando, la macchina fotografica mi restituisce un tempo di scatto pari a un ventesimo. Quindi di fatto sto utilizzando il cavalletto anche perché per la regola del reciproco necessito del cavalletto, altrimenti rischio del micromosso, comunque del mosso nella mia fotografia. In particolar modo, vediamo se riuscite a vederlo, ho impostato un bracketing di 3 scatti con 2 stop di differenza, quindi farà uno scatto a esposizione 0, uno scatto a esposizione più 2 e uno scatto a esposizione meno 2. Come vi ho sempre detto, non dovete andare via presto perché guardate il cielo, vediamo se riuscite a vederlo dal video, sta completamente cambiando, quindi sta uscendo un po' di sole, ci sono un po' di nuvole e sul lago aumentano i riflessi e poi guardate laggiù, nebbiolina. Questa è un'altra inquadratura. Dunque, visto che ora comunque il cielo si è liberato, nella parte superiore ora non lo vedete perché è un po' bruciato, ci sono una serie di nuvole che si stanno muovendo molto molto bene. Nella parte inferiore vedete che nel lago riprendo un piccolo arbusto che esce fuori, ma questo non ci interessa perché già cerco di prefigurarmi in post-produzione quello che voglio fare. So già quindi che dovrò cancellare questo piccolo ramettino e non è un problema perché lo possiamo fare in maniera semplicissima. È bellina in particolar modo la composizione perché sia i riflessi che la montagna partono entrambi quasi dagli angoli della mia fotocamera, quindi dal fotogramma. Di fatto è interessante anche l'elemento in più che si viene a creare qua nel mezzo, la nebbiolina che vi avevo detto in precedenza, e guardate anche le curve che si creano all'interno del fotogramma. Superiore, scende, risale. Inferiore, scende, risale. Riflesso, simmetria, non ci resta solo che aggiustare i terzi, lo possiamo fare con l'aiuto della griglia e poi anche di aggiustare, come vedete, la nostra livellazione, quindi dobbiamo mettere la foto dritta il più possibile.
Ok, la vista di via è sicuramente migliore. Sul pontile possiamo andare a riprendere tutta la parte delle montagne, ma soprattutto possiamo andare a riprendere il lago e le Apuane come sfondo. Ora ci resta solo da andare su Photoshop e vedere i risultati di questa giornata di scatto. Eccoci all'interno di Camera Raw, vediamo le foto che ho fatto sul lago di Gramolazzo. Dunque ne vedremo solo alcune perché poi ho deciso di fare una diretta nei prossimi giorni in cui magari post-produciamo insieme qualche foto. Allora, di queste tre, guardandole avrei deciso di fare un HDR, quindi iniziamo a modificare solo unicamente su Camera Raw questa fotografia, quindi le seleziono, unisco come HDR e vediamo un po' il risultato che ci dà Photoshop in prima battuta. Decido di lasciare attiva l'opzione allinea immagini così che Camera Raw automaticamente mi va ad allineare le immagini, me le sovrappone. Cerco di applicare anche un tono automatico, una regolazione del colore, così come vedete dall'anteprima abbiamo già una prima impressione della foto, e lascio spuntata, quindi attiva l'opzione alta per effetti fantasma. Questa serve per evitare eventuali movimenti, quindi scie di movimento all'interno della foto. Vado ad unire le foto, Camera Raw mi dà questo primo risultato con diciamo delle modifiche che ha scelto di fare per mio conto. A questo punto io vado immediatamente a rimuovere le aberrazioni cromatiche e attivare la correzione della lente, tolgo la nitidezza che andrò ad aggiungere poi successivamente all'interno di Photoshop e addirizzo la foto con l'orizzonte orizzontale. A questo punto vado sui valori di base e quindi per le modifiche di base tolgo un po' di ombre nella mia foto, era stato aperto troppo questo aspetto, questa slide era stata movimentata troppo per i miei gusti. Andiamo poi a vedere qui in neri la possibilità ancora di abbassare la slider, vediamo i bianchi possiamo aumentare, quindi abbiamo del margine. Spengo un attimo il segnalatore di clipping e vado a aumentare poi la mia chiarezza all'interno della foto e vedremo come questa slider va a cambiare notevolmente la mia immagine. Vedete, abbiamo proprio un aumento del contrasto locale nella foto. Per quanto riguarda il colore, secondo me è stato forzato un po' troppo da Camera Raw, quindi vado a riazzerare tutto ed eventualmente ci lavoro successivamente in Photoshop perché ho la possibilità di utilizzare delle maschere, quindi mi dà un po' più di libertà sicuramente. Cerco di aumentare leggermente le luci perché se noi andiamo a vedere sul bordo delle montagne in realtà si crea un leggero aloncino, non è proprio determinante, potremmo lasciarlo in questo modo perché comunque è reale, cioè non è un alone creato dalla post-produzione, ma in realtà preferirei appunto renderlo più tenue, quindi vado ad aumentare le luci all'interno della mia foto. Per, diciamo, far riuscire meglio il cielo o lo faccio in Photoshop successivamente con delle maschere, oppure posso abbassare ancora leggermente l'esposizione della mia foto. Diciamo che questa può essere già una prima fotografia che possiamo lavorare all'interno di Photoshop utilizzando poi per esempio la Nik Collection, esaltando quindi i riflessi e lavorando un po' sul cielo, in quanto poi comunque le colorazioni sono buone, la composizione non è proprio eccellente, però diciamo è una prima fotografia che possiamo mettere nel nostro archivio. Se invece vado a scorrere fra le altre, mi piaceva molto questa lunga esposizione. C'è un piccolo problema che non ho fatto a tempo, non ho avuto proprio il tempo di creare una seconda esposizione, sempre utilizzando il filtro ND, per tirare fuori più dettagli e quindi rendere, tra virgolette, più luminosa tutta la zona della Terra. Quindi ce la dobbiamo giocare bene in post-produzione. Lo possiamo fare, cioè nel senso con Camera Raw possiamo tranquillamente lavorare sul file in questione e cercare magari di ottenere una fotografia assai più corretta dal punto di vista dell'esposizione. Sicuramente quello che non dobbiamo fare è questo, perché se facciamo questo e vado a zoomare perdiamo dettaglio, sembra tutta più impastata la fotografia e abbiamo una forte fuoriuscita di rumore. Quindi quello che dobbiamo fare sicuramente è lavorare sulle ombre, ma non totalmente e unicamente sulle ombre. Quindi cerco di aumentare l'esposizione della mia foto, anche se vado a perdere del dettaglio nel cielo, non è determinante. Aumento la mia slider delle ombre a circa 30-35 punti, non di più. Vado a recuperare una serie di dettagli che magari con la slider dei neri posso far tornare nella mia foto. Non mi interessa se alcuni canali si vanno a chiudere, perché comunque, come vi ho sempre detto, è un tipo di fotografia questa che viene fatta all'alba, la luce non è moltissima, quindi assume anche una naturalità maggiore.
Vado poi ad abbassare la mia slider dei bianchi e vedete già riesco a recuperare leggermente del dettaglio nel cielo e poi lavoro con la mia slider delle luci. Quindi ho recuperato un po' di dettaglio sicuramente all'interno della mia foto, posso aggiungere un po' di contrasto come ad esempio 10 punti e a questo punto, visto che ho aumentato il contrasto, tolgo un po' di nero che avevo aggiunto in precedenza, quindi mi fermo a 10 punti. Ora possiamo giocare un po' con la slider della chiarezza, vedete che si vengono a creare maggiori dettagli all'interno della foto con un piccolo difetto, perché se noi spingiamo troppo la slider della chiarezza, ora questo è un esempio estremo, abbiamo sì l'esaltazione dei dettagli della lunga esposizione nel cielo, ma si viene a formare un alone di questo tipo. Il mio consiglio allora è il seguente: cercate di utilizzare questa slider o comunque anche un qualche filtro della Nik Collection all'interno di Photoshop, perché unitamente alle maschere possiamo evitare la formazione di questo alone sulle montagne. Quindi cerco di abbassare la mia slider della chiarezza, per esempio do 15 punti alla foto come base di partenza, perché poi in Photoshop successivamente potrò ottenere un risultato assai migliore. Per quanto riguarda il colore non andrei ad agire moltissimo, perché comunque è già abbastanza presente colore all'interno della foto, eventualmente posso giocare un pochino con la vividezza, ma come sempre io preferisco utilizzare diciamo gli strumenti, i livelli di riempimento e regolazione all'interno di Photoshop, perché sono assai più precisi. Cerco di dare una colorazione un po' più calda alla mia foto, aggiungendo anche una leggera componente di magenta all'interno della stessa, e ottengo di fatto già una base di partenza per andare a lavorare su questa foto all'interno di Photoshop. Ho scattato poi molte altre foto, per esempio ve ne faccio vedere alcune molto rapido. Ancora qui giochiamo con i riflessi, purtroppo non sono stato in grado di recuperare più dettagli nel cielo, però eventualmente possiamo, ad esempio in questa foto, andare a abbassare la slider delle luci e comunque qualcosina recuperiamo nel cielo. Tra l'altro si intravede anche un pezzo di montagna tra le nuvole, che è appunto innevata. Nella parte delle montagne ho scattato anche questa foto con quest'albero che crea una leggera cornice, una mezza cornice. Quello che mi interessava esaltare era un po' la componente nebbia che troviamo qua in alto, quindi anche qua dovrò lavorare un po' sulla slider delle luci e trovare il giusto compromesso per, diciamo, esaltare queste nuvole e comunque, diciamo, porre rilievo anche sulla neve delle montagne, che è un altro elemento abbastanza interessante. Quindi probabilmente anche qui la chiarezza giocherà un ruolo determinante assieme a tantissimi altri processi di post-produzione che possiamo ritrovare all'interno di Photoshop. Sempre per le montagne, questa è una foto che ho scattato dal pontile, quindi anche qua diciamo una foto più panoramica. Ho utilizzato il mio Tokina 15 mm e di fatto qui potevo provare anche a setare l'acqua, ma non era assolutamente determinante. Mi piace così com'è la composizione, ripeto, stile cartolina, però diciamo è un bel paesaggio, quindi vi consiglio anche di andarci. Probabilmente di questa foto farò comunque un HDR, perché vedete ho tre esposizioni diverse e quindi proverò a tirar fuori un HDR con Camera Raw o eventualmente con l'ausilio di HDR FX Pro. Per la post-produzione di queste foto vi aspetto con una diretta sul mio canale, ovviamente quando la diretta sarà fatta, pronta e caricata, metterò anche il link all'interno del box info di questo video, così che chi la vorrà vedere in differita potrà farlo tranquillamente. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e poi vi aspetto come sempre sui social network, Facebook, Instagram, Telegram, e comunque trovate tutti i link all'interno del box info. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!